La fonte dei tintori, il pozzo di San Francesco, la fonte di Via Maestà delle Volte e le statue del frontone e il complesso dell'anfiteatro sono questi quattro monumenti cittadini di proprietà comunale che necessitano di interventi di manutenzione e restauro e a cui destinare le eventuali erogazioni liberali dell'Art Bonus, il credito d'imposta introdotto dal governo nell'ambito delle disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. Oggi a presentare l'iniziativa il sindaco Andrea Mizzi, gli assessori Cristina Bertinelli, Teresa Severini, Cristiana Casaioli, Michele Fioroni e il presidente del Consiglio Comunale Leonardo Varasano. Però io si riparte anzitutto dai nostri beni culturali, dal nostro paesaggio, dalla bellezza di questo territorio. Però è possibile farlo se lo si fa tutti assieme, come dice il video, goccia dopo goccia, con piccoli contributi di piccola taglia, quindi anche 100 euro, che tra l'altro beneficiano, come poi spiegherete anche voi, di un credito d'imposta. Allora, il messaggio che noi vogliamo mandare ai cittadini è che davvero questa città può cambiare volto, però se ognuno di noi nel proprio piccolo si riappropria di una dimensione anche di impegno diretto nella cura dei beni comuni. E da parte nostra c'è la volontà a valorizzare fino a fondo queste iniziative e di dare anche gli strumenti, ovviamente poi non è che l'amministrazione si sfila, noi continueremo a fare il nostro nonostante le difficoltà di bilancio, ma con grande passione, convinzione, determinazione, però con una consapevolezza che il miracolo Perugia lo può fare, ma lo può fare se tutti assieme ci rimettiamo in gioco. Questa è la consapevolezza che voglio trasmettere anche ai cittadini da persona che viene dai cittadini che solo temporaneamente si trova da quest'altra parte. Quindi ecco, il messaggio che noi mandiamo è questo qua e crediamo che davvero con il contributo di, non dico di tutti, ma di tanti, potremo anche rimetterci in piedi e ridare lustro a questi nostri beni culturali.